Non c'è davvero pace per la nazionale italiana in vista dell'europeo di Polonia e Ucraina. Dopo il blitz a Coverciano di lunedì mattina, con la consegna a Criscito dell'avviso di garanzia da parte della procura di Cremona e la conseguente esclusione dalla lista dei convocati di Prandelli, oggi è arrivata un'altra notizia che non potrà non portare a conseguenze immediate nell'ambiente azzurro già scosso. Secondo quanto contenuto in un'informativa della Guardia di Finanza di Torino, allegata agli atti d'inchiesta della Procura di Cremona, per il portiere capitano dell'Italia Gigi Buffon si ipotizzano scommesse non consentite per un tesserato FIGC per un ammontare totale di circa 1,5 milioni di euro. Gli investigatori delle Fiamme Gialle avrebbero verificato l'emissione da parte del calciatore di assegni per importi tra i 50.000 e i 200.000 euro destinati al titolare di una tabaccheria di Parma abilitata alle scommesse calcistiche. Il rapporto della finanza specifica anche che i legali di Buffon hanno giustificato questi spostamenti di denaro come trasferimenti volti a tutelare il patrimonio personale di Buffon. In seguito alla segnalazione della Guardia di Finanza, la Procura di Torino ha chiesto ai colleghi di Cremona la trasmissione di alcuni atti dell'inchiesta. La richiesta avanzata dai PM di Torino ai colleghi lombardi prende spunto da un'intercettazione ambientale risalente all'anno passato. In essa si sente Nicola Santoni, ex calciatore indagato a Cremona, raccontare a un amico che Buffon, Cannavaro e Gattuso sono notoriamente dediti a scommesse sportive. Interrogato a tal proposito, Santoni aveva detto che quelle parole erano semplici millanterie. In attesa di ulteriori sviluppi e di un probabile chiarimento della vicenda da parte dello stesso Buffon, e mentre arriva la conferma documentale dell'iscrizione nel registro degli indagati di Cremona di Leonardo Bonucci, oggi il CT Prandelli, durante la conferenza stampa della vigilia di Italia-Russia, ha commentato così la vicenda del calcio scommesse, che da oltre un anno pende come una spada di Damocle sulle teste di tanti club e tesserati professionisti. Per quanto mi riguarda, mi sento un po' in imbarazzo in questo momento difendere magari certi sfigatelli, ecco. Sfigatelli, nel senso che sono 40-50 ragazzi che sono dei sfigati, dai, parliamoci chiaro. Non hanno nulla da dire e quindi andiamo avanti per la nostra strada.